In questo video abbiamo un disco, una ruota, con un punto che è stato marcato vicino al bordo. Questa ruota rotolerà su questa guida, su questo binario, e naturalmente questo punto descriverà un moto circolare uniforme perché ruota sul bordo del disco. Ecco qua il moto di questo punto, che compie questo moto circolare uniforme. Però, come abbiamo appena visto, la traccia che lascia questo punto in realtà non è una circonferenza, ma è una cicloide. A noi sembrava un moto circolare uniforme, invece è questa particolare figura geometrica che deriva dalla sovrapposizione di due moti. Un moto circolare uniforme, in senso orario in questo caso, e un moto di traslazione a velocità costante, quindi un moto rettilineo uniforme verso destra. Quindi, sommando, componendo insieme un moto circolare uniforme in senso orario e un moto rettilineo di traslazione uniforme verso destra, si ottiene la cicloide, che è quindi un moto composto.